Buonasera dallo stadio Castellani, siamo in compagnia del tecnico azzurro Pasquale Marino. Mister, che gara è stata? La festa volevamo rinviarla, l'Empoli ci è riuscito portando a casa un pareggio, un punto di fronte alla capolista che aveva numeri straordinari, l'Empoli l'ha fermato il Benevento. Sì, sono soddisfatto della prestazione perché rispetto alla settimana scorsa sicuramente c'è stato anche un passo avanti dal punto di vista fisico, abbiamo tenuto bene, abbiamo creato anche noi le difficoltà a un avversario che i numeri dicono quello che realmente è, ecco, la miglior difesa d'Europa, ha vinto il campionato praticamente a dicembre virtualmente, per cui credo che stasera bisogna fare complimenti ai ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo secondo, abbiamo avuto anche la palla con Moreo alla fine, però ripeto, l'importante è che c'è stata la crescita da una settimana di lavoro, cominciamo a intravedere quello che avevamo fatto inizialmente. Sarà una costante di questo rush finale di campionato, però il gran caldo non aiuta sicuramente a giocare. Ma figuriamoci la settimana scorsa che abbiamo giocato alle 17:30, adesso magari di sera si sente un po' meno chiaramente e si vedono anche i frutti, perché i ragazzi, sia noi sia i nostri avversari, hanno lottato, i ritmi sono stati sicuramente più alti rispetto alla settimana scorsa. Domani allenamento, poi domenica è già vigilia di un'altra sfida delicata sul campo del Pescara, la prima di due trasferte. Sì, due partite, tanto in casa e fuori conta poco, vista la situazione, però incontriamo una squadra che ha fatto bene contro la Juve Stabia in casa, è abbastanza forte, e noi dobbiamo sicuramente cercare di trovare le energie giuste, magari cambiando diversi ragazzi, che oggi veramente qualcuno è finito stremato. Sotto quale punto di vista l'Empoli può e deve migliorare nelle prossime settimane, anche se adesso lavorare è complicato, soprattutto in questi giorni? Quando ci sono tre partite ci si allena con le partite stesse, però sicuramente dobbiamo migliorare in tutto, ecco, purtroppo questa pausa ci ha fermati, ecco, eravamo in una condizione, a parte l'ultima partita che era la terza in una settimana che non abbiamo giocato bene col Trapani, meno male la squadra si era espressa su buoni livelli, dobbiamo tornare prima possibile su quei livelli per dire la nostra. Oggi il banco di prova è stato pesante, l'abbiamo superato, adesso dobbiamo insistere, ecco, quindi con l'attenzione giusta dobbiamo migliorare, stanno crescendo giocatori come Zurkowski, giocatori che prima della sosta, diciamo, erano un po' indietro, adesso abbiamo recuperato Moreo, adesso abbiamo disponibile anche Pin e Gazzola per far rifiatare Fiamozzi, abbiamo recuperato Antonelli, per cui dietro siamo messi bene, perché oltre ai due che hanno giocato ci abbiamo Serralta che sta bene, Nicolau che è in crescita, quindi dobbiamo cercare di gestire al meglio l'energia. Al meglio l'energia, una rosa ampia in un campionato dove dire equilibrato forse addirittura poco, dove tutti più che mai possano davvero vincere con tutti, vedendo anche i risultati di oggi. Sì, sicuramente sì, sicuramente è un campionato molto equilibrato, per cui a parte il Benevento per il resto c'è equilibrio sia nella parte bassa della classifica sia nella parte in zona playoff e su di lì. Simone, un pareggio da prendere come? Che gara è stata quella di questa sera? Sicuramente giocata con un grandissimo caldo. Ma sì, è stata una gara impegnativa e contro un avversario forte, e abbiamo cercato di metterli in difficoltà e di non concedere a loro di giocare sulle loro qualità, e quindi in certi momenti siamo stati più pericolosi, in altri sono stati più pericolosi loro. Il pareggio è giusto e c'è un po' di rammarico, perché noi puntiamo sempre al massimo, a prendere il massimo da ogni gara, però abbiamo fatto anche delle ottime cose e loro sono la squadra migliore del campionato, quindi ci sono tante cose positive e adesso non abbiamo neanche il tempo di pensarci, perché tra due giorni giochiamo, quindi pensiamo già alla prossima. Mister Ranieri ha detto volevo vedere un passo in avanti, l'ho visto, la squadra lo ha fatto, anche perché davanti veramente c'è una corazzata che lunedì festeggerà con ampio margine la promozione.
Ma sì, loro sono molto forti e hanno trovato veramente una grande intesa e quindi sono anche difficili da affrontare. Noi abbiamo avuto delle occasioni importanti, una all'inizio subito, poi qualche altra situazione che potevamo sfruttare. Per cui abbiamo sicuramente fatto un passo in avanti rispetto alla Spezia e stiamo prendendo le misure per fare un grande finale di stagione. Non dicevi prima neppure il tempo di rifiatare, che già ripartiamo per Pescara, la sfida con gli abruzzesi, poi venerdì a Venezia, è un bel tour de force. Sì, è una settimana abbastanza impegnativa, però... noi siamo pronti perché abbiamo una rosa composta da tanti giocatori tutti forti, quindi per questo non credo che soffriremo le tre partite ravvicinate, anzi saremo carichi per prendere il massimo dalle prossime partite.